Sono sempre più frequenti i furti di acqua all'interno dei cimiteri, soprattutto extraurbani della città di Arezzo, tra quelli appunto gestiti da Arezzo Multiservizi per il comune capoluogo. Ce ne parla proprio il presidente di Arezzo Multiservizi, Luca Amendola. Effettivamente ci sono questi furti che possono andare dalla semplice bottiglia che si riempie o dalle casse di acqua che vengono riempite per bere dall'utente. Poi invece ci sono proprio alcune situazioni che si stanno verificando, che ditte edili o ditte che gli serve l'acqua vengono a approvvigionarsi presso le fontane presenti all'interno dei siti cimiteriali. Circa 25.000 euro tanto costa l'acqua ad Arezzo Multiservizi. Per evitare questi furti insoliti ma frequenti, l'azienda annuncia l'implementamento di nuove telecamere. Ovviamente l'utilizzo delle telecamere serve per tutelare quello che Arezzo Multiservizi gestisce per il comune di Arezzo e soprattutto anche per evitare che qualche malintenzionato possa fare dal furto dell'acqua al danneggiamento dell'auto, dal furto all'interno dei cimiteri. Tra i casi riscontrati da Arezzo Multiservizi anche un episodio molto curioso. È stato trovato una persona che riempiva delle damigiane di acqua presenti all'interno del bagagliaio dell'auto, quindi da 25 litri l'una erano 3, che era andato a riempire queste piccole cisterne con il proprio cane che aveva legato a un alberello. Quando è stato scoperto che un nostro dipendente gli ha detto qualcosa, la persona si è impaurita e è scappata con la macchina, chiudendo velocemente, ha lasciato il cane legato all'alberello. Ovviamente è stato richiamata la persona e è stato almeno il cane l'ha ripreso.